Sud soffre. Cosa si, lei il suo l'ha fatto, ha investito le cose, insomma, però al di là di quello che ha fatto lei, Sud meraviglioso, talenti meravigliosi, c'è chi investe, c'è chi fa, però siamo sempre lì, il privato non può fare i miracoli. Il Sud è il grande difetto. No? Cioè lasciarlo alla deriva così, la Calabria, la Campania, la Puglia, insomma, come lo vede il nostro sud? Il sud lo vedo come una cosa bellissima, il mio sogno, dove vorrei veramente lì è una cosa che non si, però cioè, c'è qualcosa che siamo sempre lì, è la politica che deve fare qualcosa per il sud. Certo. Non c'è un altro posto per il sud. Cioè, voi gli imprenditori non Il siete sud. invogliati a investire al sud, non è che vi dicono vieni al sud e ti detassiamo del, se no ci andreste di più, o sbaglio? Questo è molto difficile e si sa il perché, è inutile che lo diciamo. È la politica che deve mettere in sicurezza gli imprenditori ad andare a investire nel sud. Certo, garantire le condizioni base di mercato. Base di mercato. Altrimenti diventa difficile. Diventa molto, molto difficile. Lei ci torna? Sì, ci torno qualche volta, specialmente al mio paese, che è un paese Ricordiamo che è a Iello Calabro, provincia di Cosenza. la Calabria è un posto straordinario. Straordinario, non perché Straordinario. io sono calabrese, per me è il posto più bello che c'è, però tutta l'Italia è bella, però il meridione No, straordinario, e poi si mangia divinamente, si mangia divinamente, però io la conosco è bene, abbandonato da è tutti. completamente, è la più abbandonata, Sì, forse ancora più della Sardegna per certi aspetti. molto più della Sardegna. Che poi non è vero che il calabrese è all'inizio forse un po' prudente nell'approccio, ma poi ti dà Sì, tutto, ti dà le chiavi di casa, è vero o no? c'è un'accoglienza in Calabria che, guardi, Però non si fa niente, addirittura chiudono gli aeroporti, chiudono Crotone, chiudono Reggio Sì, Calabria. Cosa ne pensa di queste chiusure di aeroporti? ma sono una cosa veramente che non riesco a spiegarmi, non riesco veramente a spiegarmi. Il sud potrebbe essere veramente paradiso, cioè incentivare cioè il sud da investire nelle strutture, nelle cose, da fare venire il turismo nel Ma sud. poi scusi, chiudono Reggio Calabria dove ci sono i bronzi di Sì, Riace, la gente come li deve vedere, questi bronzi di Riace? Certo, c'è Lamezia, però Reggio Calabria, città metropolitana, e chiudi l'aeroporto, ma che senso ha? Noi siamo sempre. siamo per la Calabria. Sì, Bene, dottore Bruni, noi facciamo un grosso in bocca al lupo certo. Grazie, e per il suo crepi. lavoro e ci vediamo a Milano.